Benvenuti sul mio canale YouTube. Le domande al Fantacalcio sono tante, mi avete scritto su Instagram, quindi è giusto fare un contenuto su YouTube dove rispondo ad alcune, perché sono veramente tantissime delle vostre domande, ma comunque vi do uno spunto per sapere chi schierare e chi no al Fantacalcio. Ma prima di tutto, sigla. Eccoci qua in compagnia di Gaia che ci dà Ciao. una mano per leggere le domande, che sono veramente tante. Ovviamente cerchiamo di rispondere, come ho detto prima, a più possibile, Gaia. Mi raccomando, sei precisa che io gliele devo anche romanzare un po', eh. Va bene, Dai, partiamo ci subito, proviamo, dai. ci proviamo. Partiamo. Allora, prima, bastoni Inter. Bastoni dell'Inter contro la Salernitana va schierato per forza, quindi ti direi di sì, però se avete un'alternativa usatela, perché secondo te, Gaia, l'Inter a Salerno può vincere o no? Questa è un'improvvisata, no? Però ci può stare, Posso rispondere dai. sinceramente? Sì. Spero di no. No, quindi la Salernitana verrà anche favorita. Quindi, ragazzi, giovane Cabral, se l'avete, mettetelo tranquillamente. Andiamo con la seconda. Poi, allora, Carlson Sanabria. Carson Sanabria, Carson, perché potrebbe essere il primo go in questa Serie A di Carson, quindi Carson. Ok, poi, allora, la top 11 la fai, vero? La top 11 è questa, ragazzi, la top 11. È andata a cercare un messaggio. La top 11, ragazzi, commentate. Se avete altri dubbi di formazione, commentate sotto questo contenuto esclusivo su YouTube del Tattico. Poi, allora, Dybala e Retequist sono da mettere? Dybala, Retegui. Retegui. No, ha detto bene, Retegui, vabbè, ci sta, dai, sono assolutamente da mettere entrambi. Ok, poi. Ragazzi, non vi preoccupate se non vengano lette le vostre domande, eh. Vi scrivete nei commenti tranquillamente. Iniziamo questo nuovo format, no, con Gaia, che potrebbe portarvi anche fortuna. Speriamo. Maignan di Gregorio? Magnan di Gregorio dovrebbe recuperare. Magnan di Gregorio, ovviamente sicuro. Ma quando hai Magnan, devi schierare Magnan. Quindi Magnan. Ok, la prossima. Qui puoi romanzare quanto vuoi perché proprio te lo chiedono. Ok. Parlami di Sovenza se possibile. Parlami di Tovens se è possibile. Zero gol in campionato. Gaia, ascolta, siamo alla sesta giornata. Un attaccante ha fatto zero gol in campionato. Te, ai nostri amici, glielo consigli o no? Ha fatto zero gol in campionato. Quindi magari puoi pensare, vabbè, prima o poi lo farà il gol. Sì, magari si sblocca. Magari si sblocca. Attenzione, perché Gaia è anche qui per questo. Magari si sblocca. Quindi, consigliato Toveno o no? Ma sì. Consigliato Toveno al Fantacalcio da Gaia. Ricordatevelo che ve l'ha consigliato Gaia. Io ovviamente approvo questa cosa qua. Proviamo Toveno al Fantacalcio. Provate. Poi, domandona. Immobile contro il Milan, lo schiero? Io mi ricordo un Immobile che contro il Milan faceva caterbe di gol, triplette. Quindi, ragazzi, se hai Immobile, l'hai pagato tanto al Fantacalcio, sicuramente Immobile da schierare. Poi, Chiesa o Milik? Chiesa o Milik? Allora, gioca contro l'Atalanta. Atalanta andranno molto nel duello, uno contro uno, quindi tra i due sicuramente Chiesa. Scambio Lukaku Leao? Scambio Lukaku, Leao? No. Se hai Leao, tienti Leao. Avete visto Lukaku ieri, io non ve l'ho mai consigliato. È un attaccante che gioca praticamente l'80% della partita a spalla alla porta, quindi mi tengo Leao. Zapato Pinamonti? Pinamonti. E tra l'altro ti viene anche chiesto chi metto tra Zapata, Lautaro, Pinamonti. No, questo Allora, no, però aspetta. guardiamola per bene, eh. Zirzì, ragazzi, L'ho però scritto io devo male. spegnere, cioè, gliel'avete scritto male, Dai, eh. cioè l'avete Cioè, io mi scritto ci male. impegno, giuro, Cioè, ma. no, è vero, quindi Dai. l'avete scritto male, non è colpa sua. Quindi, allora, Lautaro non dovrebbe giocare, ragazzi, dovrebbe riposare. Quindi vi direi, puntiamo su Pinamonti. Comunque, cioè, io sto cercando quelli con nomi più semplici, ma ti giuro, No, no, ma ci vai sono anche dei su quelle nomi. elaborate, perché sennò chi ci guarda dice, ma io ho Allora. fatto elaborare. Anche sui lenzuoli, quelli che scrivono, scrivono, scrivono. Allora, vediamo. Tanto siamo su un contenuto YouTube e anche di condivisione, quindi tanto se loro hanno dei dubbi lo scrivono nei commenti, Gaia. Ah, e ovviamente ditemi anche nei commenti se la presenza di Gaia vi piace in questo nuovo format, no? No, sicuramente avranno da ridire che non so i nomi, Ma ma gli imparerà, ma gli con imparerà. calma.
Allora, questa è lunghissima. Poi ditemi anche se secondo voi potrebbe essere la futura tattica, perché sto cercando un po' una tattica, magari ci potrebbe diventare. Andiamo avanti. Chi lo sa? Allora, Castellanos. Poi questo Castellanos. Castellanos, vedi? Castellanos, che dire? O Luvumbo insieme a pronunciare solo Vlahovic. Vlahovic possa giocare. Ripetila. Castellanos. Sì. Che dire? Sì. Qui c'è scritto Luvumbo. Ok. Insieme a Vlahovic. Allora, grazie, io vi direi detto anche grazie, grazie, ok. Io vi direi Castellanos non dovrebbe giocare, quindi Kendira e Luvumbo potrebbe fare la sua partita a Firenze, lunedì sera a Firenze, Luvumbo potrebbe fare questa partita, la sua partita. A me mi piace Luvumbo. Allora, uno tra Surria, Lovric, Reinders e Kostic. Allora, Reinders le metto. Lovric è un mio consigliato perché può far bene contro il Genova, Gaia. Quindi Lovric consigliato. Okay. Altra domanda. Poi ovviamente se te hai qualcosa, esprimi la tua opinione, ovviamente. Sono sincera, dopo la passata dell'Inter detta 3 secondi fa forse è meglio. No, ma loro mica, voglio dire, l'Inter ci sta, cioè. Può anche non vincere a Salerno, speriamo. La fede della Gaia non si dice, però, no. Allora, Laurenté o Dia? Laurenté o Dia? Laurenté. Dia ci vuole un po' perché recuperi la condizione, non sarà titolarissimo, quindi Laurenté può far bene, Laurenté. Mi ci potete mettere per la prossima volta anche gli accenti, per favore? Sì, così. Cerchiamo di essere precisi, perché siccome lo deve leggere la Gaia, cerchiamo di essere precisi in tutta questa situazione, ovviamente, per facilitare ovviamente le cose. Ragazzi, mi raccomando, non sbagliamo la formazione, è fantacalcio, però si vince sempre noi, ragazzi. Ho fatto una diretta ora, ho detto tutti i miei consigliati, avete visto quello che è successo la passata giornata. Andiamo avanti, Gaia. E sono ispirato oggi. Kamada o Colpani? Ho letto male? No. non dobbiamo avere questo dubbio, ragazzi. Tra Kamada e Colpani, sempre il mio pupillo Colpani. Tu ricordi te eri indecisa tra Colpani, Reinders? Colpani è il giocatore che dobbiamo vincere. Gaia, secondo te Colpani può portare bonus in questa giornata, sì o no? Sì. Sì, Colpani porta bonus, ha detto Gaia. Poi, se Colpani farà gol, io farò un bel contenuto con lei che dice sì. Sì, va bene. Andiamo avanti, che le domande saranno tantissime. È una minaccia questa. Ok. Saranno tantissime, poi, andiamo avanti. Allora. Codice fiscale o Montipò? Codice fiscale o Montipò, glielo spieghiamo. Allora, quando scrivono codice fiscale Szczęsny, portiere della Juventus, Szczęsny a Bergamo con l'Atalanta o Montipò che... anche lui ha una partita difficile, ragazzi. Questo turno vi direi di mettere Szczęsny. Tutte e due possono avere una partita difficile, dipende se fate il modificatore o no. Se fate il modificatore, anche Montipò, che è un buon portiere, vi può portare un buon voto, ma entrambi sono soggetti a prendere gol. Chi prenderà, Gaia, più gol tra Montipò e Szczęsny? Così a sensazione, uno gioca contro il Torino, l'altro gioca contro l'Atalanta. Mi devi mettere così in difficoltà? Vabbè, dici uno, no? Chi è che può prendere più gol? Szczęsny o Montipò? Montipò, perché è più semplice da dire. Montipò può prendere più gol. Andiamo avanti, perfetto. No, ci può stare. Ci può stare, può prendere più gol. Va bene. Ok, andiamo avanti. Addirittura questo ti chiamano tattico. A me questa cosa mi fa volare, te lo giuro. Sì, mi chiamano tutti tattico. Tattico Szczęsny o Martinez del Genoa? Szczęsny o Martinez? È la stessa cosa. Szczęsny codice fiscale o Martinez del Genoa? Szczęsny. Allora, uno tra Orsolini. Sì. Radončić. Difficilissimo. E Strefec. Radončić, perché può far bene, ragazzi, Radončić. Radončić è un giocatore che a me piace molto, può essere molto incisivo. Rete Gui o Reteghi o Zirze.
Retegui o Zinzin? Qui ragazzi chiedo l'aiuto da casa. Ragazzi, Retegui o Zinzin sono entrambi buoni, mi piacciono tutte e due. Uno in condizione, ha fatto bene e gioca contro l'Udinese, sicuramente l'Udinese qualcosa concederà, Zirze può incidere. Ragazzi, io mi sbilancio su Retegui anche qua. Poi, allora, questa è lunghissima. Bello, ci piacciono questi lenzuoli, no? Credo al terzo slot o al 3 slot. Sì. Vabbè. Attacco, chi metto titolare? Qualcuno ci dovrà pure buone. Lockman, Gonzola. Ragazzi, con Switch Beltran. Switch Beltran. Switch Beltran vuol dire o Beltran. Quindi, allora, partiamo da... Facciamo un'analisi un po' approfondita, Gaia, di questa situazione qua, eh? Allora, intanto si era bloccato un po' la registrazione, spero di... Allora, Zola e Beltran, zero gol. Questi non fanno mai gol. Sono della Fiorentina, fanno mai gol. Poi gli altri chi sono? C'hai Luvumbone. Luvumbone è la, giocherà a Firenze con la Fiorentina. Allora, Lockman sicuro lo metto, perché la Juve dà molto noia a Lockman e Lockman farà il gol. Lockman, gol di Lockman, bonus per Lockman contro la Juventus, sicuramente lo metto. Quante ne devo mettere? Uno, due, tre? Tre slot. Tre, ok, quindi metto Lockman, Zola e l'altro chi era? Luvumbo? Tre? Sì, quindi tre. Luvumbone. Ragazzi, se devi scegliere tra uno di questi, vi dico sempre di buon Lockman, eh? Andiamo avanti. Posso schierare Osimhen e Simeone insieme? Sì, perché avranno minutaggio. Sicuramente Simeone magari 10 minuti, ragazzi. Non speriamo che abbia sempre la mezz'ora, 20 minuti, eh? 10-15 minuti, il buon Simeone li può avere. Poi, tre titolari tra Lukaku, Zapata, Lauriente, Sule. Sule, Lauriente sicuramente vanno messi al fantacalcio. E Sule può far bene, eh? Sule mi piace, anche se il Frosinone gioca a Roma, con la Roma, Sule gioca dalla parte di Indica, ragazzi, è un po' in difficoltà, non ci sarà Smalling, non ci sarà Lauriente, Llorente, quindi sicuramente Sule da schierare al fantacalcio anche a Roma, perché il Frosinone non avrà niente veramente da perdere. Sule. Scambio Camada mio, Bonaventura suo. Accetto. Oh, Gai, accetto. Questi sono scambi che possano far vincere il fantacalcio. Io so che vi state chiedendo se lei fa il fantacalcio, ma non ve lo diremo. Non ve lo diremo. Lo dovete capire da soli. Sicuramente sono sicuri che anche se io dovessi fare il fantacalcio, sicuramente avrei qualcuno accanto a me che scrive nome per me. O sì, che gli dice, perché... Però sono le volte che potresti anche vincerlo il fantacalcio. Io non ho detto che non lo faccio. Non sa neanche se ce lo faccio il fantacalcio. Ma secondo me lo fa, perché... cioè, alcuni giocatori sa pronunciare. Secondo me sono quelli che ha rosa. Magari faccio finta di non sapere pronunciare. Non lo so, secondo me lo fai. Va bene, dai, passiamo alla prossima domanda. Terracciano, Martinez e Milik... Okafor. Terracciano, Martinez e Milik Okafor. Allora, andiamo avanti. Terracciano, Martinez o portieri? E qui ti dico Terracciano. Poi? Milik Okafor o Okafor? Ok. Gonzales o Zapata? Gonzales o Zapata, io punto su Nico Gonzales, che col Cagliari può portare bonus. Zapata giocherà Zapata, Sanabria, Nico Gonzales. Poi, di nuovo, tattico. Il mio Napoli. Ti garba lei quando sente sta tattico parola. Tattico, il mio Napoli vincerà a Lecce. Il tuo Napoli vincerà a Lecce, prego. Il tuo il Napoli loro vincerà a Lecce. Non è una partita semplice, però è positivo che Kvara si sia risvegliato. Quindi sicuramente un Napoli favorito, però con un Lecce che può essere incisivo. E questo non so, Gaia, se l'avrai sentito, sicuramente una domanda. Alquist al fantacalcio va schierato, quindi se avete un dubbio su Alquist, sì, perché giocherà dalla parte di Olivera o Mario Lui e lì può incidere. Allora aspetta, perché c'è una domanda. Scambio Barella per Samardzic. Questo è un bello scambio, Barella per Samardzic. Non è partito bene Barellone, non è partito bene. Anche perché comunque ha preso più spazio Frattesi, più bonus Frattesi rispetto a Barella. Samardzic è il giocatore in più dell'Udinese, quindi se devo fare questo scambio lo puoi anche rischiare, accetto, lo faccio. Va bene. Carlson o Cambiaghi?
Carson o Cambiaghi? Qui è Carson, perché ho detto che fa il primo gol Carson, quindi sono fedele a Carson. Cosa fare con Churria in generale? Tenerlo e farlo giocare. Non aver dubbi su Churria, che bonus arriveranno, quindi stiamo sereni. Pulisic titolare? Sì, dovrebbe giocare Pulisic, quindi lo metto titolare. Colombo Giroud? Colombo Giroud, Olivier Giroud ovviamente. Con la Lazio può far bene. E vi dico anche perché non ci sarà Romagnoli nella Lazio. Patrick Casale non mi dà tante garanzie, specialmente centralmente. Il Milan attacca sempre centralmente, quindi Olivier Giroud da schierare al fantacalcio. Ragazzi, sono tante, lei va a scegliere quelle con i nomi più semplici. Quelli con i nomi più che semplici. Che puntualmente, quando ci stoppiamo, gli chiedo, ma si pronuncia così? Mi dice sì, e poi lui lo pronuncia diversamente, quindi lo fa apposta. Sono strategie, no? Per vedere certo. Se è preparata, non è che si può tutto impacchettare. Allora, no, perché in realtà ne abbiamo fatte un sacco di quelle che sto passando. Alquist l'ha detto perfettamente. Alquist o sì. Sanabria? Alquist o Sanabria? Alquist consigliatissimo, ragazzi. Non abbiamo paura se gioca contro il Napoli a mettere Alquist. Ragazzi, Alquist va messo. Ristovic, anche Ristovic, ragazzi, vi direi di mettere, perché comunque il Lecce produrrà. È un giocatore forte, avrà le sue occasioni, anche se Napoli è favorito, ma mettiamolo Ristovic al fantacalcio. Allora, Elmas Lindstrom, Messias. Elmas Lindstrom potrebbe avere altro minutaggio, sicuramente il Lindstrom da mettere. Su tutte e tre del Napoli, quindi Lindstrom sicuramente. Dai Gaia, leggiamone alcune altre. Ti ha chiesto anche di Messias. E poi ragazzi, mi raccomando, vi aspetto nei commenti sempre, quelle che mi sono dimenticato, non ho dimenticato, non le abbiamo lette perché sono veramente tante. Riportatemi nei commenti che vi rispondo io personalmente, ragazzi. Uno tra Camara. Camara, sì. Dragusin. Sì. E Bellanova. Bellanova, 100%. Senza dubbio. Non avevamo paura a mettere gli esterni del Torino, eh. Lazaro e Bellanova, schieriamoli. Pereira Messias. Messias. Uno tra Colombo, Lucca, De Ketel. Aiuto. De Ketelaere. Allora, De ragazzi, mi da fare un discorso e... importante. De Ketelaere sicuramente può far bene con la Juventus. Lucca è un periodo che non segna, prende tanti 5, malus al fantacalcio, non lo schiererà. Se hai questo dubbio, sicuramente o Colombo o De Ketelaere. Io ti consiglio Colombo. Doie. Anderson o Rafia. Allora, io andrei su Doie. Perché gli altri due, comunque Rafia fa una partita contro il Napoli, Anderson, Felipe Andes contro il Milan, quindi da su Doie se devi decidere. Baschirotto? Sì. O Reinders? Baschirotto, Reinders, tanto sono due, un centrocampista e un difensore, e quindi ti direi Reinders. E Gaia, la voglio chiudere qua con Reinders, dicendo... Reinders non ha ancora portato bonus, lei era indecisa tra Randus o Colpani. Io vi dico, ovviamente dipende dalla partita. Reinders, ragazzi, mettetela al fantacalcio perché è arrivata l'ora del bonus. Ha fatto già due assist, quindi effettivamente bonus se li porta, ma ha voglia di gol. Quindi concludiamo questi consigli che abbiamo fatto sul mio canale YouTube dicendo mettiamo assolutamente Tiani Reinders. Ragazzi, con questo format vi metto il box su Instagram e rispondiamo su YouTube perché c'è bisogno di contenuti, di spiegare anche le scelte. Lo facciamo con Gaia, ci vediamo la settimana prossima. Intanto ricordatevi sempre, il tattico c'è, là, punto di domanda, futura tattica, forse l'abbiamo trovata, ci vediamo alla prossima. Ciao!